Con profonda riconoscenza che sono qui nella mia chiesa madre, qui la cattedrale di San Sepolcro, ringrazio Sua Eccellenza Monsignor Riccardo che mi ha fatto presiedere. È stata un po' dura questa battaglia, però non mi è riuscito a vincerla, quindi ancora c'è. E quello che vorrei però come riconoscenza verso questa città, verso questa chiesa, verso questo popolo, vorrei partire da ciò che ci offre la Sacra Scrittura oggi. Conoscere Dio è importante, anzi conoscere Dio e vivere la sua amicizia come per Abramo è costruire la vita in una bellezza grande, grande. E Dio si rivela con il suo nome, non è un nome proprio, ma è una forma verbale, la forma verbale del verbo essere. È interessante questo, perché se fosse un nome proprio te possiederesti Dio in una maniera definitiva. In questa forma verbale l'essere, io sono, colui che è come se un attimo dopo è già diverso da come era 5 minuti prima. E questa è un'indicazione molto bella e grande per capire come conoscere Dio, come far sì che nella nostra vita ci sia la bellezza di quella terra promessa che Dio ci vuol far gustare e conquistare. È dentro una storia, è dentro un divenire che Dio si fa prossimo al suo popolo, a ciascuno di noi. È dentro questo verbo essere che c'è la dinamicità di una storia con cui Dio ha sollecitudine per ciascuno di noi, si prende cura del suo popolo, fa sì che la sua vita sovrabbondi anche in ciascuno di noi. E io devo essere grato a questa storia che mi ha dato modo di conoscere e di vivere qui a San Sepolcro, in questa chiesa. Non vorrei fare, ma Dio si è fatto prossimo a me attraverso questi volti, queste circostanze, come ho già detto, che hanno permesso alla mia vita di sperimentare che Cristo, che Dio, mi vuol bene. Come, e vorrei ricordare alcuni preti, i miei parroci, Don Panichi, Don Piero Pilotti, Don Giacomo, la comunità che stava attorno a lui, Zeno, Don Pietro, Valerio, tutte persone, ma si potrebbe fare centinaia di nomi, Don Dante Marinelli, il mio professore di religione, che ogni tanto mi tirava i libri, ma però mi voleva bene. Le orecchie anche mi tirava. Don Duilio Mengozzi. Tanti preti che hanno, attraverso la loro vita, mi hanno testimoniato, reso evidente che questa storia di Dio era per me. Per questo sono riconoscente. Io nasco in una famiglia di cui sono orgoglioso, però se non avessi avuto questa realtà viva, brillante, anche la mia infanzia è stata questa bellezza di una comunità viva che si strutturava, viveva, campeggi, Palazzo Graziani con Don Serafino Pegli, insomma mi ha generato questo gusto per la vita.
Don Battista, il padre Abele Conigli, il vescovo ultimo che c'è stato, che era un ragazzino ma che ho conosciuto. Questa storia mi ha generato, questa storia si è resa evidente nella mia vita e mi ha fatto sperimentare che quella terra promessa, detta ad Abramo, promessa ad Abramo, era già presente, era per me. Eccomi, la mia alleanza è con te e sarai padre di una moltitudine di popoli. Ti renderò molto fecondo, ti farò diventare nazioni e da te nasceranno dei re, stabilirò... Insomma, questa promessa si è realizzata e si sta realizzando. Vorrei concludere non solo con un sentimento di riconoscenza verso questa storia, verso questo paese, verso questo popolo, ma vorrei concludere dicendo che oggi tocca a ciascuno di noi questa storia. Rendere presente Dio, che è l'unico senso esauriente per la vita delle persone, tocca a ciascuno di noi. Come una volta sono stati i nostri preti, le nostre realtà, oggi ciascuno di noi è chiamato a rendere e a far continuare questa storia nella loro vita. È per noi, però è attraverso di noi che quel io sono si può far conoscere. Sia lodato Gesù Cristo.